645 atleti provenienti da ogni parte d'Italia, appartenenti a 114 società sportive. Ragazze e ragazzi dagli 11 anni in poi per 3 giorni si sono confrontati nelle diverse specialità del campionato italiano di pattinaggio corsa su pista a Senigallia. Deciso sostegno dell'amministrazione comunale e l'indispensabile regia del Team Roller Senigallia guidato da Mauro Guenci. Il campionato italiano all'insegna della novità, diciamo, grandi personaggi politici del CONI, tecnici da tutte le parti, abbiamo fatto il record di presenze, oltre 700 atleti che si sono misurati per vincere questo tricolore. Noi come Team Roller Senigallia abbiamo vinto americana, cronometro con la Linda Rossi, la 1000, 2 secondi posti con la Magini e abbiamo fatto il record del mondo, dico perché siamo noi, ma la Linda Rossi ha stabilito il record del mondo sui 300 a cronometro. Terminato il campionato italiano, si pensa già al mondiale. Sabatino Aracu, presidente nazionale e della FIRS, cioè internazionale di pattinaggio, sta pensando entro luglio di darci la risposta per questa opportunità nuova, cioè nel 2012 probabilmente tra Roma e noi si deciderà chi organizzerà il campionato del mondo.